Parcheggio green nell'area ticosa di Como è il progetto che intende realizzare la società 5 su una porzione dell'area dell'ex Tinto Stamperia. Questa mattina la società, in accordo con il comune, ha installato 4 telecamere per rilevare volumi di traffico che interessano l'asse di scorrimento tra Piazza San Rocco e l'incrocio tra Viale Innocenzo e Via Sant'Abbondio, uno snodo importante da cui dipendono i flussi di traffico di buona parte della città. Non si tratta quindi di autovelox, ma come detto di rilevatori di traffico per il monitoraggio della viabilità a ridosso dell'area ticosa. L'acquisizione di dati e informazioni puntuali della mobilità cittadina è indispensabile al fine di valutare in maniera rigorosa la sostenibilità ambientale, tecnica, economica e finanziaria di un progetto che vuole soddisfare la domanda di parcheggi nell'area. L'obiettivo è ricavare almeno 650 posti auto e la capacità di generare energia da fonti rinnovabili all'insegna dell'efficientamento e della riduzione dei consumi, si legge nella nota stampa inviata dalla società. A5 ha manifestato interesse nella trasformazione di un punto fragile della nostra città, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze e la conoscenza del territorio, ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese. Mi aspetto la proposta di un grande progetto che, oltre a risolvere un atavico problema della città di Como, offra all'azienda l'opportunità di mostrare tutta l'esperienza maturata nel settore energetico. Infine occorre ricordare che il piano di recupero a cui lavora l'amministrazione prevede la realizzazione di oltre 1000 posti auto, alcuni destinati alla sosta dei pullman turistici. A maggio scorso, inoltre, il primo cittadino aveva dettato i tempi dell'operazione, annunciando di voler presentare il nuovo progetto di riqualificazione dell'area ticosa in consiglio comunale entro il mese di dicembre.